Grazie Presidente, innanzitutto ringrazio la consigliera Celli per aver portato appunto questa proposta che abbiamo discusso in occasione, credo, ho perso il conto, forse 4-5 sedute di commissione. Proposta appunto sulla quale inizialmente in realtà la Commissione ha espresso un parere negativo, ma poiché c'erano dei punti di interesse comune, abbiamo lavorato insieme e questo, ecco, mi fa piacere dirlo, la dimostrazione che si riesce, si può lavorare insieme in commissione dove appunto ci sono dei punti che sono di interesse comune, ecco, e questo è il risultato di questo lavoro. Infatti mi porto avanti con le esposizioni, vado appunto a precisare che abbiamo predisposto in commissione un emendamento al testo che va a modificarlo sotto certi aspetti e lo rende più in linea sostanzialmente anche con quelle che erano proprio le linee programmatiche con le quali ci siamo presentati davanti ai cittadini 2 anni e mezzo fa. Io vado in giro con il mio programma elettorale che appunto ormai ha 2 anni e mezzo e ogni tanto vado a vedere quello che riusciamo a realizzare e mi fa piacere vedere che in ben 3 punti sui 16 che facevano parte del programma rientrano finalità che grazie a questa delibera riusciremo a raggiungere, ad esempio la promozione di attività sportive finalizzate all'integrazione, appunto abbiamo parlato di quello che è il senso della proposta individuare aree per lo svolgimento di sport di interesse nazionale, di ogni tipo di cultura, insomma. E per quanto riguarda poi un altro punto, la promozione attraverso le attività sportive, di attività sociali e attività di gruppo, oppure la realizzazione di aree tempo libero e benessere all'interno dei parchi. Appunto, ritroviamo tutti questi punti all'interno della delibera così come è stata emendata e in particolare gli impegni che con questo provvedimento l'amministrazione assume sono quelli per quanto riguarda il Dipartimento Ambiente di individuare quelle che sono all'interno dei parchi e delle ville di Roma Capitale le aree più idonee per questo tipo di attività, dove quindi realizzare delle installazioni temporanee per la pratica di varie attività sportive, sport nazionali, sport. Abbiamo cambiato anche il titolo della delibera che è passato da attività aggregativa temporanea rivolta agli sport nazionali dei cittadini di culture diverse a individuazione di aree da destinare ad attività aggregativa temporanea rivolta agli sport nazionali e popolari e l'istituzione dell'osservatorio degli sport nazionali, storici e popolari. E il secondo tipo di impegno, appunto, è proprio tramite questo osservatorio e tramite il Dipartimento Sport, quello di promuovere tutti quelli che saranno gli eventi che vorranno essere proposti da aree, associazioni, comitati, gruppi, semplici cittadini, anche attraverso canali istituzionali, anche attraverso la comunicazione tramite il portale istituzionale e quindi anticipo per le prossime votazioni il voto favorevole sia all'emendamento sia alla proposta così come sarà appunto emendata. Grazie.